Hello! Stavo qua di Donkey Kong e sta missione. Garfield su Smash, esatto. Salve gente, come va? Siamo pronti? Ho messo come host quelle di Smash Ultimate a random, ogni tanto può uscire qualcosa di strano. Come va gente? Tutti a posto? Ho già preparato pure la live qua, l'ho trovata subito questa volta. Quelle di Nintendo sono facili da trovare come live da seguire tutto il resto. Quindi ce l'ho già pronta. Dai che voglio solo così hanno una scusa per mettere Kingdom Hearts su Switch. Non lo so, onestamente ci sono delle buone probabilità che Sora venga messo come DLC Smash. Avrebbe senso adesso, però forse anche nel pacchetto 2, si vedrà. Sarà Sora o non sarà Sora? Ci sono buoni motivi per pensare possa essere Sora. Ma in Nintendo, Nintendo è assolutamente imprevedibile, quindi si vedrà. Chop in Smash Ultimate, È la prima Nintendo Direct che guardiamo assieme, forse c'è una ragione perché è la prima che guardiamo assieme. Quindi annunceranno solo uno? Non lo so. È possibile che annuncino quello che esce tipo domani o dopodomani. Perché di solito quando annunciano un personaggio molto spesso lo annunciano per il giorno dopo. Però se annunciano pure il primo personaggio del secondo pacchetto, è possibile che lo annunciano adesso per tipo tra un mese. Succede ogni tanto che facciano cose così con Smash. Di solito lo annunciano, fanno passare un po' di tempo senza dirti quando esce. Poi fanno una direct successiva in cui ti dicono esce adesso. Non te lo aspetti mai. In questo caso comunque è da parecchio che non dico niente e non hanno annunciato niente, quindi è possibile che si annuncino che facciano uscire adesso un nuovo personaggio. A che ora l'annunciano il personaggio? La direct inizia alle 15. Sarà sicuramente una direct molto tecnica, con non soltanto la reveal del personaggio, perché dura 30 minuti, 35 minuti come direct. Quindi mostrando pure le mosse, mostrando casomai nuovi update e roba del genere. Non sarà una cosa da 5 minuti. Un personaggio di Arms su Smash ci starebbe. Allora, sì. Ma io non lo metterei come Fighter Pass. Lo metterei come personaggio di Smash 6. Ho sentito dei rumori su Dante di Devil May Cry. C'è un sacco di nomi che sono tirati a giro. C'è ancora gente che pensa molto al discorso di Nintendo e Microsoft, che sono di più adesso. Hanno dei rapporti più stretti, quindi potrebbe essere un altro personaggio Microsoft. Potrebbe essere qualcuno di Square, visto che nei prossimi giorni esce il DLC di Kingdom Hearts 3. Si sta parlando di Kingdom Hearts 3. Far uscire contemporaneamente anche Sora, in modo che le due cose si spingano una con l'altra, non sarebbe una brutta idea. Potrebbe essere una cosa completamente distaccata. Potrebbe essere, che ne so, Geralt. Geralt è già in più giochi, potrebbe metterlo anche in Smash. Cacciatore di Monster Hunter. Waluigi. Waluigi no. Waluigi dubito. Per me potrebbe essere Cuphead. Il creatore aveva chiesto a Nintendo di metterlo e Nintendo accontenta sempre. Dubito. Ti dico dubito perché Cuphead, in fin dei conti, è allo stesso livello di fama di Hollow Knight e di Shovel Knight. Shovel Knight è riuscito a finire Smash, ma come trofeo. Considerate che quando viene messo un personaggio dentro il gioco, o il gioco è ultra famoso, oppure la serie da cui proviene vende un fotte di copie. Pensate a Cloud di Final Fantasy, maledizione, sto giocando a Fire Emblem. Cloud di Final Fantasy è senza alcun dubbio uno dei personaggi più famosi di Final Fantasy, ed è una serie che ha venduto, quant'è, 40 milioni di copie, 45 milioni di copie. Sono parecchie. Hero di Dragon's Quest, anche quella lì un'altra serie di Square Enix che ha venduto un fottio di copie, 30 milioni anche quella lì. Mentre Hollow Knight, Cuphead, Shovel Knight sono attorno ai 2 milioni, che sono comunque buone, ma sono molto più limitate rispetto alla serie più grande, quindi è possibile, non è impensabile. Però è meno probabile, più che altro. Shovel Knight, maledizione, perché proprio tu come assistente? Cioè, pensate, Sans di Undertale, per quanto Undertale
è estremamente famoso, è uno dei giochi più famosi della dell'ultimo decennio, in fin dei conti. Una host che è estremamente riconoscibile, è diventato un meme, c'ha milioni di ascolti, semplicemente Megalovania, ha ricevuto soltanto un costume. Quindi la loro scelta dei personaggi è molto spesso basata anche su quanta gente possa interessargli il personaggio. Il mio amico chiede sempre Layton. Layton anche a me piacerebbe. Potrebbe essere interessante come personaggio. Farei una live lunga quando uscirà Remind? No, quando uscirà Remind non farò live. Perché così non mi prendo spoiler. Per quei giorni in cui giocherò Remind per il canale YouTube, non farò live. Mettono Tom and Jerry, me l'ha detto Freak. Spero in Miriam di Bloodstain, nonostante le basse possibilità. Due PG della Square nello stesso pass mi sembra strano. Concordo. Però contemporaneamente capisci che tra una settimana esce Kingdom Hearts 3 Remind. Qui c'è gente che parla di Kingdom Hearts. È uscito Kingdom Hearts 3. Farà uscire in questo momento anche il personaggio come personaggio giocabile Sora. Lo fa ricordare alla gente e quindi tornerebbe sia utile per Smash sia utile per la Square. Spero 2B o qualcosa, qualcuno di Mir. Anche 2B è probabile in realtà, prima o poi. Cioè, personaggi famosi e estremamente riconoscibili sono abbastanza probabili, in fin dei conti. Perché ce n'è più di uno. Cioè, sono parecchi al momento attuale che sono davvero tanto riconoscibili. Tipo, avevo letto prima Ezio Auditore di Assassin's Creed. Per quanto Ezio Auditore è senza alcun dubbio riconoscibile, non è il singolo assassino. Devi comunque scegliere. E c'è gente che si ricorda anche altri assassini e quindi è stato abbonato un sacco di tempo fa. E è difficile comunque quella roba lì. È strano il metodo con cui mettono i personaggi Smash. Si vedrà. Non lo so. I have no idea. Nier è uscito su Nintendo? No, non credo. Nier Automata non penso. Ma non importa a me che un gioco esca su Nintendo. Non è quella la loro logica. Spero mettano Rayman. Quello potrebbe anche essere in realtà. Cioè, comunque se ci pensate, potrebbero anche semplicemente annunciare. Non lo so, è molto probabile comunque annunciare soltanto un singolo personaggio. Ma se annunciassero due personaggi, potrebbero annunciare il personaggio che uscirà nei prossimi giorni e il personaggio che uscirà il prossimo mese. Se annunciano come personaggio il prossimo mese, i prossimi due mesi, quello che è Sora, comunque ricorderebbe la gente del fatto che deve uscire Remind. E contemporaneamente non sarebbero due personaggi di Square nello stesso Fighter Pass. Non lo so. Io ci spero ancora tantissimo a Sora per la semplice ragione che c'è tantissima gente che lo vuole. Senza alcun dubbio funzionerebbe. È probabile che ci possa essere perché abbiamo già avuto le due IP principali di Square. Mettere la terza non sarebbe così impensabile. Si vedrà. E poi, se mettono Sora e Smash, avremmo le host di Kingdom Hearts 3 remixate, Kingdom Hearts in generale, remixate per Smash. Quello mi renderebbe contento più che altro. Gorilla spelacchiato, grazie dell'abbonamento con Prime. Host di persona sono belle. Rayman è però un gioco. È già uno spirito assistente nel gioco. Quello non credo sia un problema. Non credo che blocchi comunque dal renderlo un personaggio vero e proprio. Solo per me è estremamente improbabile perché i contratti con Disney sono la cosa più complicata dell'universo. E anche Square non è molto propensa a dare roba. Basta pensare che hanno dato i diritti solo di solo per due musiche di Final Fantasy. Ora immagino solo che la Square che Disney LOL si aggiungono, annunciano solo all'universo, potrebbe esplodere. Allora, non è proprio così. Sora tecnicamente è un personaggio Disney, ma se non sbaglio Disney non ha problemi a darlo. C'è stata una dichiarazione un pochino di tempo fa dove qualcuno di Disney aveva dichiarato del tipo: ah sì, potete farci il cazzo di fare. Una roba del genere. E danno un sacco di possibilità a quelli di Square di controllare il personaggio e tutto. È estremamente probabile che mettano Paperino e Pippo. Quello è improbabile, ma sarà un altro discorso. E poi fino a un certo punto Square è stata molto protettiva di Final Fantasy per qualche ragione strana. Ma di Dragon's Quest no. Dragon Quest hanno messo un sacco di personaggi di Dragon Quest. Hanno messo anche un pochino di musica. Hanno reso un personaggio abbastanza OP con un sacco di mosse. Non lo so, è strano.
Il gioco c'è Rathalos, questo vuol dire che metteranno i personaggi di World. Non è detto. Non è detto. Correggetemi se sbaglio. Una persona andrebbe a conoscere i personaggi del pacchetto per decidere se e quale dei due comprare. Di Smash. Puoi comprare anche personaggi singoli, non è per forza comprare il pacchetto. Un attimo, mi tengo qua la diretta per sapere da quanto inizia tutto. Appena compare il countdown, metto sullo schermo tutto. Henry Happy, grazie al momento con Prime per 2 mesi. Secondo me sei tua compagnia. Sempre simpaticissimo, grazie. Altri personaggi che appunto sono stati sono stati rumor per un bel po' di tempo. È stato menzionato prima Dante di Devil May Cry, comunque un personaggio di Devil May Cry. È da un parecchio tempo che appunto per i rapporti con Microsoft si parla di Master Chief o Steve, perché sono le due IP più famose di proprietà di Microsoft. Si vedrà, non lo so. Shrek su Smash, no, Shrek su Smash è poco probabile. Poco probabile. Basta solo pensare che non ci sono spiriti di Final Fantasy 7 a parte Cloud. E probabilmente hanno fatto delle decisioni all'epoca strane relative alla serie di Final Fantasy. Comunque dovete pensare che non tutte le aziende sono brave a gestirsi, soprattutto Square Enix negli ultimi anni. Negli ultimi anni anche con la serie di Final Fantasy hanno fatto un sacco di decisioni sbagliate, quindi se all'epoca hanno deciso di dare soltanto il personaggio e 2 canzoni e basta, è possibile che fosse una scelta sbagliata dell'epoca e con il passare del tempo si cambiano idea, perché è normale. È una cosa che stanno comunque facendo anche loro al momento. Roblox Noob Guest Bacon Air for Smash. Non sono di Roblox. Voglio giocare a Cugio, non ci metto a giocare a Cugio. E sono curioso comunque del fatto che se parlano per 35 minuti vuol dire che hanno parecchia roba di cui mostrare. Anche in passato hanno fatto reveal durante il Nintendo Direct e poi successivamente dopo la Direct c'era la parte dedicata in cui approfondivano notizie di Smash, ma non durava mai 35 minuti. 35 minuti è tanto, quindi boh, si vedrà. Non lo so, si vedrà. Sono stranito da questa cosa. Perché poi è strano che non ci sia la Nintendo Direct. È stata proprio una Direct solamente dedicata a Smash. E in questo momento c'è estremamente bisogno di una Nintendo Direct, perché mancano annunci di Nintendo per il prossimo anno. Remind lo farai live, no in video. Non ne devo scrivere in front. Ho risposto a questa domanda troppe volte. Christian, grazie dell'euro. E Direct ha annunciato i costumi di Sans Smash durata 45 minuti. 45? Tu serio? Mi ricordavo 25. Forse mi ricordo male io. È possibile allora che fossero più lunghe. Forse mi ricordo male io. Ci vuole l'Nintendo Direct classica. Ci vuole l'Nintendo Direct classica perché abbiamo pochissime release per il prossimo periodo. Sappiamo che è il lavoro Zelda, sappiamo che esiste Bayonetta 3 e Metroid Prime 4, ma Metroid Prime non ne parliamo di sicuro quest'anno e Bayonetta è nell'oblio al momento attuale. E il gioco che uscirà di Nintendo quest'anno è Animal Crossing. Non c'è nient'altro. Questo fatto fa ovviamente pensare che Nintendo abbia delle cose da parte, perché un singolo gioco per l'intero anno e forse un ipotetico secondo è davvero poco. In un senso non vorrei mai Sora, perché i personaggi Disney Smash mi farebbero schifo e al contempo una presentazione di Kingdom Hearts senza personaggi Disney sarebbe estremamente incompleta, trovo. Non concordo per nulla. Sora come personaggio non è che funziona soltanto se c'ha accanto Paperino e Pippo. Ci sono interi giochi dove Sora è senza Paperino e Pippo, quindi non ne subirebbe nulla. Forse nella Nintendo Direct Classic hanno da parlare di troppa roba e vogliono levarsi prima Smash delle CD Pokémon. È quello che spero anch'io! Oppure non hanno un cazzo. Ci sono 2 opzioni. O c'è Pokémon che sta andando avanti, perché Pokémon sta andando avanti e fa la sua roba distaccata da Nintendo molto spesso. E stessa cosa anche per Smash, perché Smash c'ha una linea guida che deve seguire. Ma Nintendo è imprevedibile. Potrebbe non avere un cazzo Nintendo per il prossimo anno. Non lo so. Si vedrà. Possono fare un Sora che una mossa chiama Paperino e Pippo. Certo, potrebbero farlo. Prendi i diritti di Paperino e Pippo da Disney. Voglio vedere se te li dà. Cioè, considera che per Kingdom Hearts 1 Disney aveva permesso di utilizzare Topolino in una singola scena. Ed è per questo che compare soltanto alla fine.
non perché la storia era stata studiata perché Topolino facesse il suo grande trionfo a fine del gioco. No, è perché Disney aveva detto potete avere una sola scena. Pensi che con i personaggi arriveranno a 100 e dunque più di 2 pass? Non penso, sembra troppo. Penso che 2 pass sarà al massimo. Perché poi Sakurai vuole abbandonare la vita se ne fanno fare altri 5 personaggi dopo gli 11 che ha fatto di DLC. Trailer del personaggio, moveset del personaggio, nuovi costumi per i Nima, gare di gioco. E infine forse solo l'annuncio del personaggio del secondo Fighter Pass. È una previsione della Direct sensata. Dove annunciano il personaggio da adesso, ti dicono quando esce, te lo mostrano per bene, ti fanno vedere come funzionano, come funziona, ti parlano del gioco da cui proviene, gli star che hanno messo dentro Smash relativi al gioco, poi gli update con vestiti, roba del genere, e poi forse la bomba da fine Direct, potrebbe essere una cosa del genere. Tony, grazie ai 100 bits, grazie mille. Protagonista di All Night. Non penso che metteranno il Knight su Smash, onestamente. Cioè, è una scelta strana. Potrebbero, comunque, perché sarebbe super apprezzato. Il fatto è che se hanno messo... Se non hanno messo Sans come personaggio giocabile, mi sembra improbabile altri personaggi indie. Perché più famoso di Sans è difficile andare come personaggio indie. C'è davvero poco che puoi battere Sans di... sul livello di essere quanto famoso, diciamo. Io voglio solo godermi l'animazione del trailer del personaggio. Quelle sono sempre fatte bene. Smash deve rappresentare Kingdom Hearts, non solo Sora. In Kingdom Hearts Disney è molto presente, quindi ci dovrebbe essere. Beh, comunque il loro obiettivo è accontentare i fan. No? Credo che non avrebbero problemi, casomai, a prendere canzoni... di mondi Disney create da zero, fatte da Kingdom Hearts. Perché ci sono comunque canzoni di mondi Disney create da zero nei giochi di Kingdom Hearts. Basta, per rappresentare Kingdom Hearts, basta che metti anche altri personaggi di Kingdom Hearts, tipo sullo sfondo. Aree come Twilight Town, Destiny Islands o roba del genere come Rene possono benissimo funzionare. Certo, mancherebbe la parte di Disney, ma contemporaneamente tu mi diresti Kingdom Hearts è un crossover tra Final Fantasy e Disney. Ma nell'ultimo Kingdom Hearts 3 non c'era Final Fantasy, quindi Kingdom Hearts, per come rappresentato dal punto di vista di From Software... Che cazzo sto dicendo? Di Square Enix! Mi sto incasinando troppo come i nomi, sto pensando a troppa roba. Di Square Enix negli ultimi anni ho detto che è una serie che si regge da sola e non ha neanche più bisogno dei personaggi secondari o che comunque hanno creato la serie originariamente. Mio Dio, che casino che ho fatto. Sto cercando di leggere la chat e parlare contemporaneamente. Scorreggio mentale incredibile. Barnino, grazie all'abbonamento con Prime per 2 mesi. Pensi che esca il prossimo Dead Battle Royale 2? Se un video continua così, seguitemi su Twitch, please. Quando pensi che esca il prossimo Battle Royale 2? O fine anno o inizio 2021? Quanto manca? Mancano 6 minuti. Manca poco. Waluigi non lo trovo così interessante, alla fine è solo un meme. È un meme. È semplicemente un meme. Se aggiungono Waluigi potrebbe dare una nuova vita al gioco. Tutta la fanbase lo aspetta da Brawl. Stanno creando così tante voci, con così tanto hype dietro, che aggiungerlo nel gioco sembra ormai obbligatorio. Probabilmente, secondo me, sarebbe una migliore cosa se lo fai come il prossimo Fighter Pass. Proprio casomai se concludi Smash Ultimate con Waluigi. Perché essendo comunque una cosa Nintendo... E se lo concludi con un personaggio, l'unico personaggio Nintendo alla fine dei Fighter Pass, secondo me, per i veri e propri fan di Smash che si comprano entrambi i pass e tutto, sarebbero contentissimi. Quindi non lo so. La maggior parte dei personaggi rivelati erano inaspettati e poca gente gli diceva. Quindi dovremmo vedere fuori schemi. Appunto, quello che dico anch'io. Nintendo è assolutamente imprevedibile, quindi è probabile che noi stiamo parlando di Microsoft, stiamo parlando di Square Enix, stiamo parlando di titoli indie, e improvvisamente l'ultimo personaggio potrebbe essere il protagonista di Ghosts and Ghouls. Che cacchio ne so. Waluigi che moveset potrebbe avere? Potrebbe avere tipo un mix di tutti i giochi parti in cui è stato finora. Quindi diciamo una mossa con la racchetta da tennis, c'è una mossa in cui dà il calcio alla palla
da calcio, c'ha, non lo so, cose determinate da tutti i giochi in cui è comparso. È comparso in abbastanza giochi che può avere un moveset in fin dei conti. 4 minuti. Se mai arriverà un giorno in cui in Smash arriverà un personaggio giocabile indie, penso che Shovel Knight sia molto più meritevole di Sans. Concordo per la semplice ragione che Shovel Knight ha avuto sempre un rapporto ottimo con la Nintendo, mentre comunque Undertale è arrivato sempre in per ultimo come gioco su Nintendo come console. Però Sans è più famoso. È semplicemente così. Attenzione, annunciano il prossimo personaggio che è uno degli starter di ottava generazione di Pokémon. C'è comunque questa probabilità, cosa che non spero che sia perché sarebbe una rottura di cazzo. Basta Pokémon. Ne sono troppi. Comunque è possibile che lo faccia, non voglio. Il secondo passo è già acquistabile, poi non lo so. C'è ancora l'allenatore Pokémon su Smash o su questo non c'è? C'è. Ci sono tutti i personaggi su questo Smash. Inteleon potrebbe starci. Cambia schermo. No, mancano ancora 3 minuti. Quando ne mancano... Inizio a cambiare schermo e impostare tutto, dai. Attimo un secondo. Così cambio categoria, titolo e tutto. Ok, fermiamo la musica. Perché ora si ferma la musica e si fa così. Tra l'altro c'è Sakurai che fa così con il dito e la gente dice: Sora fa il 3 così. Ma anch'io faccio il 3 così, quindi non mi cambia molto. Quella lì è una cosa che non ci credo molto. Fatemelo mettere per bene. So che è una cosa pensabile, ma no. Anch'io faccio altre così. Perché sono scemo, quindi non ci si può fare niente. Ma nessuno pensa a Fire Emblem? Sì, la gente pensa a Fire Emblem, ma nessuno spera per Fire Emblem perché ci sono già troppi personaggi. Come per Pokémon, ci sono già tantissimi personaggi di quel tipo lì nel gioco. E per quanto possano essere anche belli da giocare tutto, non sarebbero dei buoni annunci perché ce ne sono già abbastanza all'interno del gioco. E tutta la gente spera in qualcosa di più imprevedibile, tra virgolette. Ma se non fosse un 3 ma un passo di danza? 3 passes. In realtà ci sono 3 pass. È questo qua che sta dicendo con la mano. Fu così che aggiunsero Sekiro. Non avrebbe senso quello. Quanto manca? Non sta neanche iniziando il countdown. Di solito ci sarebbe anche il countdown. Eppure non c'è niente al momento, vediamo. Potrebbe partire improvvisamente senza preavviso. Si sta sforzando a fare quel 3. Se l'ultimo personaggio fosse Sakurai stesso, e lo metti come ultimo personaggio, però nell'ultimo Fighter Pass, non lo metti nell'ultimo personaggio del primo. Quanto manca? Hello? 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 Live? Hello? Sì. Oh, ecco! In questo istante hanno fatto partire. Per fortuna. Minasan, konnichiwa. Dai Ranto Smash Brothers Director Sora no Sakurai Masahiro desu. Sakurai! Konkai wa...なんと事前にファイターが何の種類だかわからないで公開するという放送になりました、実はこの企画について世界の任天堂の中でも知っている人はごくわずかです、開発者の中であるいは関係者の中で極秘裏に計画が進んでおりますゆえに、この放送が公開されてから世界の任天堂に配信手続きを取りますなので即日配信ではなく少々お時間をいただきますがご了承ください。オッケー。まあ世界の任天堂の人も
これ見て、そうなのってびっくりするぐらいだと思うんですけど、ね、まあ最新の情報に今まさに触れるという楽しみを分かち合いましょう。ただし俺の考えていたあのキャラクターと違うじゃないかって言ってもまあ恨みっこなしでお願いしたいです。賛成ムービー作りました。流せばすぐに誰だかは分かると思います。それでは行ってみましょう。Buttate via tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso. È una scelta strana. Oh. Ah. Fire Emblem. Yep. The time has finally come to unleash the forbidden spell of Zahrat upon our enemies. A meno che non ci facciano una fregatura incredibile. Vai in HD, grazie. What? Please. What were you thinking, charging right into an enemy's trap? As you and I are one, I too am trapped within this void. In time, our hearts and minds will cease to be. Are you prepared to die? Nah. I thought as much. I also do not wish to die. And yet... Spoiler, non lo so. No, se c'è questa scena qua nel gioco, non ci sono arrivato. You must join Smash. Join Smash Brothers already! What in the world are you waiting for? Potrà fermare il tempo? E riavvolgerlo? So joining Smash consumes even the darkness itself. What? Un altro passaggio con la spada. Volevate un altro passaggio con la spada? Eccolo qua. Expected. I see. Too many swordsmen, are there? And you? You wield the sword as well? What will you do? Huh. So that is how you plan to win the day? So be it. I reward your cleverness this time. Notizia sulla spada? Potete usare più armi degli eroi? Violet con Violet, ok. Of anyone, you should be able to handle the hero's relics. Oppure che abbia un fottuto di mostro questo personaggio qua e sia super complesso. Ah, però è figo così. È bellissimo che sanno benissimo il fatto che la gente non voleva un altro spadaccino. E quindi hanno fatto questo. Ah. Your will and mine be now at one. To you, both sides of time are revealed. Through Smash, show the world. Facciamo cose diverse. No, infatti è buono il fatto che abbiano sappiano che il problema della gente è il discorso che ci sono troppi personaggi di Fire Emblem tutti con la spada, quindi hanno appunto fatto in modo che non avesse la spada e basta. Hai, というわけで。ファイヤーエムレム風化雪月からベレとベレスの参戦です。ゲーム本体が夏に出たばかりで非常に新しい作品ですね。それがすぐにプレイできるということになります。発売は1月29日を予定しています。ファイターパスがあればそのまま受け取り可能です。単体でも購入可能です。
でもしも、ファイヤーエムブレムとか風化雪月とかが分からなくても、まあいろいろと説明しますので、ご安心ください。ではまず最初にファイヤーエムブレムとは非常に言いにくいですよね。プロデューサー曰くファイヤーエンブレムと言ってもいいそうです。別にだけど書いていくときにはファイヤーエンブレムと書かないとですね、エンブレム警察がやってきますからね。注意してください。1990年、ファミコンで最初に登場しましたシミュレーション RPG の先駆けといいます。何をシミュレーションしているのかというところが疑問のような気がしますが、これは興味的な意味で、シミュレーション、ボードゲームのような、ユニット、つまりコマを、四角の上を進めて、戦うゲームとか、そういうふうに思っていただければ良いのではないでしょうか。その頃シミュレーションゲームというと例えば戦車とか飛行機とかそういうのを動かすのが多かったんですが、ファイアーエムブレムは、ロールプレイング風に一つの、ユニットにちゃんと性格があるキャラクターであることが特徴の一つでした。そしてなんといっても任天堂の作品とはとしてはとても珍しくちゃんと人を殺すんですね。ちょっと言い方が尖っていたかもしれないですが、言い方を変えれば息の根を止めるって言うんですよ。これ、本当に、キャラクターが死んでしまうとユニットをそのまま失うことになります。ロスとして二度と使えなくなるんですね。最近のシリーズでも、そういうようなシチュエーションはクラシックモード等々である程度持たせていますが、どちらかというと戦線離脱という形になっていることが多かったです。昔のものは本当にユニットがいなくなってその後何にも触れられないんですね。怖い。内容としては戦記もので、高いキャラクター性と深い設定を持っているものが多くなってきました。スマブラにもいくつかのキャラクターがいますが、ゲーム中7ファイター中6ファイターがカウンターをなぜか持ってるんですね。下必殺技でカウンターをすると、その理由は、実はエムブレムをゲームにするときにどうしようかと考えたときに、カウンターで、相手の攻撃を行う。まずは相手のターン、そして自分のターンという畳みかけみたいなものを表現するのが面白いんじゃないかということでそのようにしているんですね。そして風化雪月、ファイアーエンブレム風化雪月はなんと17作目に及びます。17作、そんなにあったっけと特に海外の人は思うかもしれないですね。これは、エンブレムヒーローズと、リメイクを含めて BS とかシャープ FE とか無双などのスピンオフを除く、ちゃんと17作あります。そこで行ってみましょう、エンブレムイエルカラチャレンジ。暗黒竜と光の剣、外伝、紋章の謎、聖戦の系譜、トラキア776、封印の剣、劣化の剣、聖魔の功績、草原の奇跡、暁の女神、新暗黒竜、新紋章、覚醒、イフ、ヒーローズ、エコーズ、風化雪月、ホーラ17作。今変な数え方してましたよね。これ何かっていうと余談ですよ、二進数で数えていました。つまりこれが0、ここ折ると1なんですね。1個繰り上がって2、そして2たす1で3ということはこれが4で5、6、7、8、1個繰り上がると16で、それに1たすとさっきの17。すごいでしょ。実はこれ、片手で31まで数えることができるんですね。それで実は両手にすると実に1023まで数えることができます。畳の数を数えるのにも目の数を数えるのにもそろそろ飽きたなって思ったら試してみてはどうでしょうか。ファイアーエムブレム風化雪月と、主人公は男はベレと女はベレスと言います。英語の発音は実は一緒でベレス。3つの学級のいずれかを指導する先生となります。3つの学級を選んでから普通に学園生活を送りながら殺し合いをするわけですけれども、ある事件から5年後、成長した生徒たちと共に敵対する3つの学級や国で戦うという、昔仲間だった人が敵となって戦いや反目し合うという非常に悲しい作品になっています。今回の風化雪月を、取り入れるにあたって発売前に開発ロムで全ての内容を見てきました。
これは例えばゼルダブレスオブザワイルドも同じことをしたんですけれども、やっぱり発売を待ってから、その作品を全部知るでは全然間に合わないんですね。ゼルダの場合は、開発中のロムを借りて、2日ぐらいかけて全部のステージを待ってエンディングを見て、これは今回のゼルダは普通に、ファイターとして設定することはできないなと初めて分かったりするんです。今回も同じようなもので、しかも今回って学級がまず3つあるし、結末はもっとあるし、それをいろいろ推し量るのが非常に大変でした。何しろ攻略サイトなんかももちろんありませんしね。いくつかのルートを、隔てる中で、それぞれの運命というのはかなり異なるんですね。なので、それぞれの人の体験というのも全く異なります。人の役目が全然違うこと多いです。今回は、ネタバレに配慮しつつ、解説を挟みたいと思いますのでよろしくお願いします。紹介をする前に、okay. 今回実は、以前テリーの使い方を出した時に1ヶ月前っていうような話をしましたが、今回は正月休みなども含めるので、公開配信から2ヶ月も前なんですね。今なんと11月ですなので、これからお見せするものは製品版とは若干の相違があるかもしれません。また、いつもの通り説明のため、ゲーム内のカメラなどはちょっと特殊なものを使います。では参ります。これが今回のファイターベレトとベレスです。男の方がベレト、女の方がベレス。運動性能は残念ながらちょっと低めで、ルフレよりは若干マシかなっていうぐらいしかありません。投げもつかみまいとかちょっと苦手です。だけれども実際には間合いの鬼と言えます。スティックを入れる方向によって使う英雄の遺産が異なるということになります。英雄の遺産というのは原作ゲーム中にある武器のことですね。骨のような形をしているのもそれなりに理由があります。まず上に該当する魔剣天帝の剣からお話をしたいと思います。天帝の剣はもともと持っているこの剣ですが、例えば百裂攻撃や強攻撃、下は蛇腹剣にしてますね、そしてダッシュ攻撃などなどについて使います。上スマッシュ攻撃はこう蛇腹剣にして相手を吹っ飛ばすというものになります。上空中攻撃は上の方に思いっきり蛇腹剣を振るような感じになり、全体的に当たり判定が長めに持続するタイプの技です。そして上必殺技は特殊で、こう蛇腹剣を伸ばすんですね。これを使うとこんなことができます。打ち上げた時に非常に恐ろしい挙動をとっていましたが、例えばまあ、questo è cattivissimo。なんて恐ろしいこともできてしまうという。まあ、とはいえ、蓄積ダメージが実は何パーセントかを超えるまでは上の方に吹っ飛ばすんですね。Questa mossa è tremenda。まあ、それを超えたら要注意。また空中回避でうまくかわしていくのが良いかと思います。先ほど出てきましたが、崖つかまりなんかにも使えます。これが上必殺技。次に横入力要素です。これは魔装アラドバルといって、ケルト神話なんかに出ている槍と同盟ですね。まず前後の空中攻撃が該当します。見ての通りリーチが長いです。こんな感じ。マルスなんかだと空中攻撃で、こうやってこんな感じで牽制をすることありますよね。同じ手を使えばリーチなどで一方的に打ち勝つことができるはずです。そして横スマッシュ攻撃、これがまたリーチが長いです。この辺でも十分に届く。しかも上方向に入力するとそれなりに強くなります。本当にファット。そして仮に相手をダウンさせた場合ですね、こういう時には横打っても当たらないんで下をちゃんと狙おうということです。一応この槍の先端の部分が強くなっています。この柄の部分は弱いっていうことですね。あ、だから近接すると苦手です。あんまりダメージも与えられないし、フットがない。
だから基本的に刃の部分をなるべく上方向に狙って正確に当てるというのがいい使い方になります。こういう場合は下。そして横必殺技について、これはこのまんま槍を振るわけですが、これがまた超絶リーチを誇っておりまして、例えば相手がこんぐらいの間合いでもなんと当たってしまいますよ。ま、コントレンジちゃう、ルイ。あのレンジパッセスコ。スマッシュ入力を行うと、ちょっと前進するという感じになっています。じゃあ、すぐコップしちゃいました。コップしぶれば、サンサンサンサンサただし、案の定、シールド効果には弱いんで、要注意かなと思います。OK。空中で使えば、空中を大きく投げ払う技になります。先ほど言っていた横空中攻撃などなどについては、前後のリーチは長いけど、そんなに上下の落差がないですね。なのでこちらで補っていくと良いでしょう。ただし着地の隙は大きめです。あ、オッケー。次に下要素について、マフ・アイブール。マフというのは魔の斧と書くものですね。これはウガリット神話で同名のものが出てきますけれど、まず下空中攻撃、いかにも強いですね。Sembra molto forte, ma è prevedibile. Qualsiasi personaggio con un counter lo metteo mo merairo vasa des. È possibile che sia forte per giocatori che non sanno giocare e per quelli magici che conoscono meglio. Quindi estremamente facile da counterare. 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 Quindi estremamente facile da counterare.まず構えてる最中にはスーパーアーマーがついています。 OK、 攻撃に耐えるってことですね。così tanto ce n'ha? ちなみにファルコンパンチって大体同時にやると、あ、ライプラーモー così a lungo? あ、ライプラーモー così a lungo? ファルコンパンチよりちょっと遅いけれどもスーパーアーマーがある分こうするということですね。ただ掴むことができます。次の特徴として地形を抜けることができます。構えてる最中にこうやって下の方に降りたりすることは可能なんですね。ジャンプこそできませんが、これでいきなり奇襲をかけることは結構できるようになります。あと左右に振り向くことができます。振りかぶり時間長いので、その間に相手が後ろの方にいそうだっていう時には素早く向きを変えましょう。まあ、とにかく当てるのが難しい技だと言えますので、うまく相手の構成を狙って当てるというのがいいですね。それと余談なのですが、ギリギリ当たらなかった場合でも地上にいる相手をちょっと吹っ飛ばすことがあります。これはまあ地面の振動で吹っ飛んでという感じですね。ところで先ほどエンブレムキャラクターの話についてちょっとだけ行ったことありますね。そういう理由でエンブレムキャラクターにした必殺技を使うことはお勧めできません。なぜならカウンターが多いから。一撃でこの威力です。 OK、 カウンターはもともと威力を倍増する効果がありますし、こんなに見切りやすい攻撃だとカウンター受け放題ということになりかねないですね。次に通常系ですね。魔球フェールノートという電卓の騎士で同名のものが出た弓を使います。これは通常技は少なくてですね、通常空中攻撃、これ、ピットとかが似たような技をしますけれども、くるくるくるっと回すタイプのものですね。まあ、何らかのコンビネーションを狙うということもしやすいものですね。そして通常必殺技、弓を放ちます。結構シンプルに見えますよね。でもこの弓にはいくつかの特徴がありまして、まずリンクの弓矢との大きな違いというのは、一回貯めたら最後まで貯めます。途中で離すっていうことができないので、高速の矢が相手を襲うということになりますね。そして威力が高いです。ただし構えてる最中もシールドでキャンセルできます。また構えてる最中に左右に向き直ることは可能です。ここまではいいんですが、その後ボタンを押し続けると威力の高い光線のような球を打つんですね。これはボタンを押し続けることによって可能です。こう来てさらに押す、打つ、
という感じ。ha fatto 29? だけれどもこれもまた注意が必要な技です。 ha fatto 29? まず最大ために入った時からそのまんま、シールドとかでキャンセルすることは一切できなくなります。つまり発射が確定するということですね。ということはこういう状況って本当最悪ですね。Però lui la può mandare indietro. Ok. もうあの一度構えに入ったら何することもできませんので、リフレクター系を持っているキャラクターにこれを使うの結構ご発表です。ただし大乱闘の時にはドサクサを狙うこともできますし、何しろこの長射程ですからsemplicemente non vuole un più passaggio con la spada. Non è un passaggio con la spada. È bello. 使い方がとても大事な飛び道具だと言えます。最後の切り札は深層破天と言います。原作で破天という技を使っていましたが、それの強化版です。Questo personaggio è messo, secondo me. Oh, questo magari no. というふうに謎の女性ソティスとともに力を合わせて攻撃をするというものになっています。ソティスが誰であるのか何なのかというのは原作で確認してみていただければと思います。そしてカラーバリエーションについて、ワンプレイヤー奇数プレイヤーが男、偶数プレイヤーが女ということになっていますが、3番目のカラー、4番目のカラー、5番目のカラーは見ての通りどこかの吸潮カラーです。原作を見ている方ならまあ大体分かってくれるんじゃないかなと思います。6番目のカラーは先ほどのソティスをイメージしたカラーになっています。7番目8番目は何かが何かした時の、シチュエーションを想定した髪の毛の色になってますね。先ほど切り札の時に出たような気がしますが、まあこれは原作で確認をということで OK。次にステージのご紹介です。ステージはやはりゲームの大半はここで過ごすと思うので、ガルグマク大修道院を作ってみました。原作におけるガルグマク大修道院というのはこのようなマップになっています。この中で市場、considera che in Giappone è gigantesca come sarà Fire Emblem, un sacco di persone sono contente. Ricordatevi una cosa, ricordatevi che ci sono giochi che sono estremamente famosi in determinate parti del mondo e in altre invece che sono abbastanza snobbati, perché molto spesso le cose funzionano in questo modo. Quindi è molto spesso fanno annunci che forse per noi italiani diciamo boh, questa zona non mi interessa, ma per un'altra persona dall'altra parte del mondo può essere l'annuncio più bello di sempre. Quindi dovete sempre prenderla in questo modo. Dimitri とドゥドゥとイングリッド。デミトリではないです、ドゥドゥでもないです、イングリッドでもないです。ちょっと読みが難しいんですよね。パーガス神聖王国の人々、王国っていうぐらいですから王政を取ってるんですね。デミトリは次期国王ということになるでしょうか。結構苦労人で赤眼になったりならなかったりとか、幸の薄い人です。このステージの特徴として左右に屋台があります。この辺に何か武器とかを買いに来た人もいると思うんですが、こう壊すことができちゃうんですね。もしも壊すと左右に広がる地形になったりする。これから軍の補充はどうするんだっていう感じですけれども。そして背景に門番さんいますね。いつもゲーム中でこの辺通るからよく話しかけることになるんですよね。エリアの移動はこの謎の移動プラットフォームにて行えます。上の方にいたと思ったらドーンと天井を突き破って乱暴に入ってきましたけど、大広間に出てくるゲストはアドラークラスの面でエーテルガルドとドロテアとペトラです。エーテルガルドじゃありません。アドラステア帝国の人たちですね。そう、アシェルトモードパティクラブっていうぐらいだから、まあ、波動を行くわけです。まあ、エーデルガルトは戦乱のど真ん中にいるような人ということになりますね。結末によっては大変かわいそうな目に遭うこともあります。ここのステージの特徴は、上のシャンデリアがありますけれども、このシャンデリアって落とすことができるんですね。だけども残念ながら、これ、ベレスベレトのステージであるはずなのに届かないんです。Tanto detto che questo qua è il lavoro che avevano fatto fino a novembre. Vuol dire che probabilmente hanno pure rifinito ancora un sacco di cose che possono essere migliorate rispetto a novembre. Quindi ricordiamoci anche questa cosa qua.
ぱりこの差は落とすことができる。さ、トラップマネージャーのね。ついでに言うと、ここのテーブル壊すことができます。こんな感じで。OK, grazie, possiamo rompere i tavoli. 朱雀城ステージの風林火山の看板と一緒で、相手が近くで思い切り吹っ飛ばされたりすると壊れるということになっています。Mi piace gli ambienti comunque interagibili. 次には連絡橋に行くんですが、くるっと90度反転しまして、こう長いステージになります。C'è Lorenz! No!Però c'è Hilda. 結構横幅も広いんですよね、ここ。C'è Lorenz! ホルディング大橋みたいな。Perché non messo lui? ゲストはヒルシュクラッセの面々です。え、probabilmente non c'è anche un altro personaggio dei costumi? これはレスター諸侯同盟の人々ですね。Possibile, ma improbabile. ということは、まあ、つまり連邦とか連合とかそういうような感じで、貴族の連合体、つまり多様性を求めているようなところだと言えますね。そしてクロードは一番の切れ者です。Lorenz Meditis Smash. ちなみになぜか聖戦の系譜、4作品目で同盟がいるんですね。いや、さすがに毎回17作もあって、しかも毎回40からなキャラクターとかがいると、まあ少々被ることもあるだろうなと。名前付け大変だなと思います。ついでに言うとペガサスナイト700-800 personaggi e ognuno c'ha un nome diverso。 連絡橋の特徴というのはやっぱりとにかく横にシンプルに長いことです。画面の隅とかでは何らかの攻防が行われるのではないでしょうか。そしてフェルノートの独壇場とも言えるという意味ではやっぱりキルシュクラッセらしいかなと思ったりもします。 OK、 c'è qualche altra zona?あ、違う、これはTipo…最後のエリア、大聖堂です。あ、カタドラル、ベロ。から出てきましたけど。大聖堂のゲストは、セテスとクレンとレアです。一見、シスコンのようであるセテスと、それに守られる妹のようであるクレンと、オープニングで戦ってたんじゃないかな、この人っていう感じのレアという人たちがいますけれど、まあ、それぞれ正体には一癖も二癖もある人たちです。まあ、フレンがシーですのよとか言っていたような気がするので、insomma, aveva fatto vedere, se non sbaglio, in arena, ここも全体的にシンプルなステージで、完全に足場があるわけです。やっぱり最後のエリアなので、それなりに人数の濃い戦いを繰り広げられるんじゃないでしょうか。だいたい2分半で一巡することになっています。コンバットでコンバイレット。今回の対戦は団体戦を代わりで、ダウンロードコンテンツチーム対ファイアーエンブレム歴代主人公チームで行こうと思います。ちょうど5人ずつだったんですね。OK。そして、ジョーカー。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 ジョー1対5で戦おうってことですけど、だけどさすがにきつい戦いになるので何でも使うように出てきたのか。またサクエはフレックス talmente bravo che ha messo la CPU probabilmente al 9 e la vuole fare tutta soltanto con Violet。 あららら、まずいよ。ほっこさ、ちょっと放ってよ。impazzito。 mancava poco。 もう好きに当たった当たった。Comunque secondo me sta attacco qua con l'arco è uno dei più forti. Perché se puoi caricarlo per un attimo e fare quel danno lì. Attenzione. Ok. Sole giusto. O giusto desu ne. Capisci anche da terra. Ma sai, mi fa strano. Perché non sono abituato a pensare a un gioco di combattimento dove puoi quei personaggi a terra in quel modo, lanciandoli in aria proprio direttamente. A meno che tipo non stai facendo juggling con l'avversario per stare. Okasa. Non sono anche abitato a Smash. Ii tokoro ni iru yo, Okasa. Ah, toru beki ja nakatta ka. Sanai. Ma minna tobi tobi tsukanai desu karane. Ah, scelto la femmina, però hai ragione. Sanai to ga ite mo inatte. Questo personaggio di Fire Emblem non è colpa di Violet. Puoi dirlo anche di Mario quando hanno fatto uscire Piranha Plant. Puoi dirlo di Pokémon che hanno fatto uscire Incineroar. È normale che determinate IP abbiano più personaggi, sono famose. Pure se Nintendo vuole spingerle parecchio. Ivala! Nani, ho travete Ruska!
Compressione della live è tremenda. とても良い。でもこっち。いや、でもこれでカウンターが来ると怖いな。当たった。まあ最後ぐらい自分の技で戦おうよって気もするんだけど。まあ勝ったからいいですね。お疲れ様でした。 これはフレックスアーケスプロテインのパーソナル。団体戦は特におかわりはこういう楽しみ方もできるので、いろいろなことを貸しながらプレイしてみるのも良いんではないでしょうか。終わり。フィネ。 Elenco dei brani. Quanti brani hanno messo nel gioco? そして追加される音楽についてです。ファイアーエンブレムのシリーズですから、今回はファイアーエンブレムステージに全部追加になります。 今回追加される楽曲は元々のソロ主体のこのようになっております。今回の追加楽曲は11曲です。メインテーマのアレンジもなされていて、それは英語版と日本語版の双方を配信しています。こちらも楽しみいただければと思います。スピリッツボードも追加されます。 それぞれ代表的なキャラクターや 9丁を設定してみました。オッケー。措置数がレジェンドになっていますね。また勝ち上がり乱闘では紋章の系譜という名前でファイアーエンブレムの歴代のステージを楽しむことができるようになっております。その最後の戦いはマスターハンドとクレイジーハンドになっていますけれども、ちょっと愉快なことが起こるのでぜひ見てやってください。 次はミーコスチュームです。こちらをご覧ください。ああ、ci sono comunque dei vestiti Mii. Sarà qualcosa a tema Fire Emblem. Tipo Claude, Edelgard e Dimitri. No? 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 Assassin's Creed. Ok! Con quale logica le fanno ste cose? Con i rabbits va bene. Questa era già più pensabile come cosa. Va bene. Mega Mix. Perché Assassin's Creed? Non mi chiedere perché Assassin's Creed. Hanno un buon rapporto con Ubisoft. Però è strano. È strano. Atto Mega Man. Wow! Vestito di Cuphead? Oh! Come fucigliere ci sta benissimo, che figata! Visto, lo mettono come vestito al massimo, non come personaggio giocabile. Che figata sta testata qua. Cioè, le musiche di Cuphead remixate da Smash voglio sentire assolutamente. Va bene, sì. Disponibile da 29, ok, assieme al DLC è tutto... コンパイナーシアム。はい、今回新しくカップヘッドを導入することになりました。そして、カップヘッドをお買い上げいただけると曲が1曲追加されます。あ、その分のペッカート。ペッカのごとくという曲で、フラワーフューエベル。エベルのショットボーナーミュージカルですね。これらも遊んでいただければと思います。ペッカートそのものキャラクター等々については、 購入した後は共有機能を使うのがおすすめです。その中で誰かが作った何らかのミーが作られていた場合には、それをダウンロードすればすぐにそのコスチュームで遊ぶことができます。次にアミーボの話題です。なかなかダークサムスの色合いとかいいですよね。ダークサムスとリヒター1月17日金曜日に発売予定です。 そして今回ベレスベレトが入りまして、ファイターパスがいよいよ終了します。ジョーカー、勇者、バンジョー&カズーイ、テリーボガード、そしてベレト&ベレスというラインナップでした。
perché lo chiama Beretta? 70 体以上ある中でたったの5人増えるだけなんですよね。Okay. だけれども元々が破格の、でかいサービスのゲームですから、元々が大きかっただけであって、annunciato il vestito di Cuphead, それらについての Mini Fighter、新しいシステム、遊び、そういったものはやれる限りのことをしたつもりです。実際新システムのようなものがいっぱいありましたよね。一つのキャラクターが増えるということは単純にちょっと技が違うとかちょっと動きが違うとかそういう感じではなくて、ちゃんと新しい遊びを提供するということを目指しています。Certo. そして延長するということが発表されました。まああと2体1体2体ぐらい足せばいいかなというふうに思いきや、こちらをご覧ください。Un altro annuncio?Oppure semplicemente la, il discorso Fighter Fest. 5 sfidanti addirittura. 6 sfidanti? Il secondo Fighter Fest ha 6 personaggi. Nanto 1体多くなっているという。これにより新しいファイターパスも発行されます。ご覧の日程で発売開始しますので、どうぞよろしくお願いします。Disponibile per questa è una data mostrata. Dal 29 sarà disponibile. 決まったからには頑張って作っていく所存です。ただやっぱり前回同様、中身が何であるのかというのは分からないままなんですね。内容が公開されないままの発売になることは、私としては申し訳なく思います。ですが前回同様、それでも納得ができる人だけ購入いただければと思います。なお内訳はすでに決まってるんですね。なので、私のツイッターとかにですね、賛成要望をたくさん送っていただいても、それはなかなか叶うものではありません。楽しみにしていただければと思います。ロジスラソーラスマッシュ、なおファイターパスの得点がつきます。前回は、レックスだったんですけれども、今回はこれです。c'è un nuovo set assieme a Fighter Pass. Ah, da Link. ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの古代兵装の装備、これの剣術タイプ用リミットスチームが追加されます。これは販売していないものですから、ファイターパスの特典だと思っていただければと思います。 OK。 Prima di andare? スマブラスペシャルは世界で最も数が出たファイティングゲームであることが報道されました。ファイティングゲーム、そもそも、スマブラは格闘ゲームなのかという議論が先立つと思いますけれども、海外ではファイティングなんですね。今まで、ストリートファイター2が1位を取っていたわけですけれども、その総合売り上げを超えたということでした。だけども本当のところは分からなくて、スト2といえば、だいたい5バージョン、細かくは6バージョンか7バージョンくらいあり、ゲーム基盤とかあるいは25機種の、全ての移植版を総合したのかとか、そういう疑問もあるし、そもそもそれらのバージョンを一本として捉えるのかという議論もあったりします。なので曖昧なんですが、少なくとも一本単位で売れたものの中ではファイティングで一番。No, non stanno ribadendo che l'hanno lungo. Stavo dicendo, non esageriamo, non è detto. Street Fighter 2 è comunque buono. ファイティングと言っていいのかどうかわかんないですよね。ファイティングの枠を超えて、ゲームの力が集まった何かになろうとしているんじゃないかと。まあそもそもこの5つあった、ラインナップは何だったのか非常に感慨深いものを覚えています。第1シーズンの終わりで、一区切りはつきましたが、やっぱり延長が決まってしまいましたし、これからも休みはあんまりなさそうだなと思っていますこれからも頑張りますので、どうぞ応援ください。よろしくお願いします。それでは以上です。お疲れ様でした。Povero Sakurai. Toh. Finita qua? Oh! È per il DLC? Back then, there were tons of rumors about what goes on below Garagmach. Something about tons of passages and houses beneath the town. Questo potrebbe essere spoiler per me, però si vedrà. All inhabited by super shady people. They had a real intimidating name, too. What was it again? I think it was called Abyss? DLC di Fire Emblem...
con nuove zone esplorabili e tutto. Una nuova storyline. Abyss is home to those who shun the light of day. Nuovi personaggi anche. It is the secret shadow of Garrick Mach. They think they need a place like this for Garrick Mach to thrive. Yeah, fine. We're the Ashen Wolves. C'è una quanta casata così? Surface world turned its back on us. We did the same in return. The Ashen Wolves are a house in name alone. They are eager students with no teacher to guide them. If you could find it in your heart to take them under your wing, non è una casa in più, ma puoi arruolarli. I'm most grateful. Prepare to face the almighty king of Bradley. No matter what we do, we're all gonna die in the end anyway. Tremble in fear at my magical might. We're a unique bunch from all walks of life. Once you get to know us, I'm sure you'll love it. Don't worry, no one will die. We'll get everyone out safely. Ombre cineree. Storia secondaria aggiuntiva. Questo è interessante. Già dal 13 febbraio, eh? Già dal 13 febbraio, non è da troppo tempo. La fregherai tutti con quel 3. Lo prenderai a... Al momento attuale non credo. Non so neanche se continuerò a giocare a Fire Emblem fino al 13 febbraio. Sembra parecchio distante come cosa. Si vedrà. Altri 25 euro, vabbè. Ho visto che il prezzo è 29 euro, se non sbaglio, di quel DLC. 29-25 euro. Sembra tanto, forse. Dipende da quanta roba c'è nel DLC. Perché niente, Sora? Ti dico, da quello che ha detto durante la conferenza, è probabile che Sora non ci sarà mai come personaggio. Perché ha detto proprio, ho visto le vostre richieste su Twitter, e mi messaggiate direttamente anche a me, ma vi dico che le vostre scelte sono davvero difficili per me da includere nel gioco. Pochissimo tempo fa è andato in trending su Twitter l'hashtag Sora for Smash. Credo si riferisse a quello. Penso di sì. Però è interessante. Come personaggio Byleth sembra carino. Ho paura che abbia delle mosse OP, però si vedrà. Quello lo sa meglio la gente che sa giocare al gioco. Senza alcun dubbio. Ma per questo ho apprezzato questa qua. È sempre bella da seguire tale Dark di Smash. Per quanto siano molto nel dettaglio e si fermano su determinati particolari anche per un lungo periodo di tempo, quando erano passati 30 minuti pensavo ne fossero passati 15. Quindi mi sono divertito. Stanno facendo tantissimi personaggi nuovi per accontentare tutta la community e tenerla unita. Quindi anche se non piace criticare, ci sta sempre, ma è anche lecito apprezzare il lavoro di una persona che sta buttando tutto se stesso per creare una vera e propria community dietro questo gioco. Assolutamente sì, concordo. Mi dà fastidio quando la gente si lamenta dicendo ah, questa cosa qua non... questo personaggio a chi lo vuole? Già ci sono gli altri personaggi di Fire Emblem. Cioè, qualcuno è comunque la persona più felice del mondo in questo istante. Come era per Teddy Boga. Terry Bogard. Come si chiama? Non mi ricordo. Che da noi non è famosissimo come personaggio, non è famosissimo come serie, quella di Fatal Fury. Però dov'era che ho sentito? Tipo in Brasile è famosissima come serie. Ho sentito questo dettaglio qua. Non è diverso questo personaggio di intera presa per il culo. È completamente diverso, cosa dici? Ha un sacco di cose nuove. Mi sembra un sacco diverso rispetto agli altri. Questo pass era 25 per 5 personaggi, quindi 30 per 6. No, io mi riferivo al pass al DLC di Fire Emblem. Il fatto che il secondo pass sia anche 6 personaggi vuol dire che abbiamo ancora un bel po' di tempo con annunci di Smash. Cosa che mi va benissimo perché mi piacciono gli annunci di Smash. Sono sempre belli da seguire. Il primo Fighter Pass ce l'hai già? No. Volevo aspettare, io di solito le cose non le compro mai prima che escano completamente. Adesso forse potrei comprarlo al pass. Mi interessa come cosa. Il sesto personaggio è Sakurai. Il sesto personaggio è Waluigi, dai. Il sesto personaggio è Waluigi, lo sappiamo tutti. Altri 2 anni garantiti di Smash. 2 anni non so, mi sembra tanto. 1 anno e mezzo sì. Hai preordinato Remind? Non ancora. È stato qualche giorno. Probabilmente lo compro in questi giorni qua. Io compro sempre cose all'ultimo perché non voglio preordinare troppo in anticipo. Cap di Smash è super interessante come cosa. Il bello è che hanno pure messo Assassin's Creed nel gioco.
però non ne hanno parlato molto. Hanno detto semplicemente: ehi, c'è Cuphead nel gioco. Ne ha pure parlato Sakurai direttamente. Quindi sanno che quello lì è l'annuncio che la gente apprezza di più tra i due. Il stesso personaggio è Iwata. Sai che ci ho pensato anch'io per un attimo? Però non penso. Sembra impossibile. C'è già la testa sullo sfondo, quindi tecnicamente c'è già nel gioco. Sono d'accordo, il personaggio è sito bene, lo prenderò e userò sempre la donna. Vedi che i preordini terminano il 21, per, se non sbaglio, per Reminder. Vabbè, che buonaccia. Posso anche comprarlo il giorno stesso in cui esce. Non è che se lo compro il 23 non me lo fanno comprare. È un costume comunque. Sì, è un costume, Il sesto o è Waluigi o io passo a Xbox. Che merda di Direct. Non è vero. Non so cosa ti aspettavi di una Smash Direct. Ogni Smash Direct è sempre stata così, quindi se ti aspettavi tre personaggi, Sakurai che si faceva una sega a testa in giù nel mentre parlava di Hollow Knight, non è questa qua la Direct. Non è mai stato così. Però penso che per questa live qua possa bastare tutto. Possiamo terminare qua. Stasera saremo in live con Fire Emblem, casualmente. Quindi stasera ci saremo comunque in live con Fire Emblem nonostante tutto. E basta. Vabbè. Facciamo Sega testa in giù, non ti preoccupare. Che vogliamo fare un raid? Possiamo farlo a Sidonia. Sidonia sta giocando a Smash, quindi mi sembra giusto. No? Così potete anche andarla a vedere a giocare tutto. Perché lui di sicuro c'è DLC e senza alcun dubbio più bravo di me. Va bene? Sono contento che abbiano un moveset diverso rispetto agli altri. Si sono davvero concentrati a cercare di farlo diverso rispetto a semplicemente un personaggio con la spada. E sono contentissimo. Però, ci vediamo stasera. Ciao a tutti. Vai.